si arrende, non si arrende mai. Serie B con te.it, il campionato degli italiani. Ore 21 e un minuto, buonasera dallo studio centrale di TV6, un benvenuto a chi ci segue da anni con questo appuntamento di replay, così come da anni quello di Ascoli resta un campo tabù per il Pescara. Questa sconfitta bruciante maturata nel secondo tempo alla presenza di tantissimi tifosi pescaresi, cade il Pescara di Oddo per la seconda volta in questo campionato. Tante le analisi, vedremo i riflessi filmati della serata del Duca, sentiremo le versioni dell'allenatore del Pescara Oddo, di uno dei protagonisti in campo, Bruno, che rientrava dopo diversi mesi, poi avremo altri commenti su questa partita di Ascoli. Vado a presentare subito gli ospiti di questo numero, ritrovo con piacere, innanzitutto è un tifoso del Pescara, è un parlamentare del PD, il dottor Gianluca Fusilli. Buonasera Fusilli, grazie per aver accettato il nostro invito, grazie, ovviamente era presente ieri ad Ascoli, quindi ha visto dal vivo la partita che i biancoazzurri hanno perso. Ritrovo con piacere anche l'allenatore Luigi Iervese, degli allievi nazionali della Delfino Pescara. Buonasera Iervese. Purtroppo arriva dopo la prima sconfitta in questa stagione, ma il campionato degli allievi nazionali sta andando alla grande, quindi peccato per questa prima battuta d'arresto a Palermo contro un fortissimo Palermo. Ritroviamo anche il direttore sportivo Gianni Rosati. Buonasera Rosati. Buonasera a tutti. Lo ricorderete dietro le scrivanie del Carpi, della Regina, del Genoa, della Fermata, in tante società, da qualche mese a riposo, però segue il Pescara costantemente, quindi ci può dare utili indicazioni anche lui su questo campionato del Pescara. Qui alla mia sinistra abbiamo il dirigente sportivo Riccardo Clinco. Buonasera Riccardo. Ciao Rico. Ben ritrovato. E poi il nostro compagno di viaggio Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco, che ci sembra molto tranquillo rispetto al solito. Vado a salutare in regia Andrea Costantini. Buonasera Andrea. Buonasera Enrico, è una serata senza partite almeno per i campionati di Serie A e di Serie B, sono in corso diverse gare per le qualificazioni all'Europeo del 2016, ma insomma questa sera non tocca alla nostra nazionale. Il turno di Serie B, il settimo, si è completato ieri con Ascoli Pescara, noi però vi invitiamo a partecipare come sempre alla trasmissione inviando messaggi al 392-623-7060 oppure prenotandovi telefonicamente allo 08593-0020. Sempre in Serie B è saltata una panchina tra ieri sera e quest'oggi, quella di Cristiano Scazzola, che era l'allenatore della Pro Vercelli, ora non lo è più, al suo posto è stato chiamato Foscarini, l'artefice del miracolo Cittadella fino allo scorso anno. Dunque un cambio su una panchina cadetta. A te. Partiamo subito da quest'ultima notizia, Foscarini dunque per la prima volta lontano dal Cittadella, Gianni Rosati, può riuscire come faceva nel Cittadella ad avere anche compiti un po' più diversi, era considerato un po' il Ferguson della Serie C, della Serie B, Foscarini? Foscarini è un ottimo allenatore, Vercelli è una piazza, sono stato anche a Vercelli. Anche a Vercelli? Sì, è una piazza molto particolarissima, un po' chiusa, un pochettino gretta. Non so se lui è una persona in gamba, è un tecnico molto preparato. Mi dispiace per Scazzola, che è stato il mio calciatore a Fiorenzuola, però penso che possa fare un buon lavoro. L'organico è un po' al di sotto della Serie B. Quindi sarà dura, insomma, per Foscarini. Allora, partiamo a commentare questa partita del Pescara da chi l'ha vista sul campo. Tra i nostri ospiti c'era, ripeto, Gianluca Fusilli, ovviamente tanta rabbia per i tanti pescaresi che erano lì presenti. Ecco, che idea ti sei fatto, Gianluca, ci diamo del tu perché ci conosciamo da tanti anni, di questa sconfitta del Pescara, la seconda della gestione Oddo?
assolutamente determinata da episodi, chiaramente sfortunati, anche da qualche errore individuale. A me il Pescara è piaciuto molto nei 65-70 minuti in cui ha giocato in maniera assolutamente superiore rispetto all'Ascoli. Io ho ascoltato anche i commenti dei tifosi ascolani in tribuna, i quali almeno alla fine del primo tempo riconoscevano al Pescara una supremazia assoluta e soprattutto una capacità di gioco superiore, dicevano loro, a quella del Cesena, che era stata qualche settimana prima ad Ascoli. Poi è evidente che c'è stato un calo fisico, qualche episodio sfortunato, tra le altre cose il 3-1 assolutamente casuale, e non mi è dispiaciuta neanche la reazione dopo il 2-1, perché io ho visto, insomma, un Pescara attivo dopo aver subito il secondo gol, con qualche iniziativa anche importante, magari non finalizzata al momento opportuno, ma credo che sia stata una sconfitta assolutamente casuale. Io sono andato, anche bisogna educarli da piccoli, con mio figlio che ha 13 anni ed è diventato tifosissimo del Pescara, e proprio tornando indietro eravamo delusi, però estremamente fiduciosi, anche perché la Serie B ci ha insegnato che certo i punti persi per strada poi magari si pagheranno anche, ma non è certo questo il momento centrale del campionato. A me è piaciuta molto la partita. Ecco, perché poi, come in tutte le piazze, al di là degli errori, come dire, oggettivi, le piazze ci si divide, sì, è meglio giocare bene però fare punti, oppure essere più concreti e riportare a casa il risultato. Noi abbiamo titolato bello e impossibile, perché è stato un bel Pescara, impossibile perdere partite del genere. Francesco, prima di sentire gli altri, ecco, cosa ti senti di dire dopo questa sconfitta bruciante, perché sono state tantissime le chiavi di lettura date in giornata un po' dagli addetti ai lavori, poi sentiremo l'allenatore. Come si possono perdere partite del genere? Perché si possono perdere gare del genere? Si possono perdere perché la storia del calcio è piena di situazioni del genere. Non è il momento, secondo me, dei processi, ossia, anche se questa sera dovessimo andare a qualche critica da parte di chi è qui presente, ma anche da parte eventualmente di qualche telespettatore a casa, non è il momento dei processi, è il momento di analizzare questa partita, e quindi analizzando questa partita ti accorgi che, come giustamente diceva Fusilli, ci sono stati degli errori che hanno determinato la sconfitta, perché che il Pescara ha giocato meglio dell'Ascoli lo hanno visto tutti, e per fortuna lo ha messo anche qualche pezzo importante, qualche persona importante dell'Ascoli, non poteva fare altrimenti, risentendo le interviste anche a livello nazionale oggi su Sky e su altre televisioni. Il primo problema che ieri ha avuto il Pescara, che non ha concretizzato, una volta andato in vantaggio magari a raddoppiare, però poi c'è anche il rovescio della medaglia, che giochi bene, stai vincendo 1-0, devi essere bravo mentalmente, come dal punto di vista caratteriale, e concludo, e tatticamente, oltre che tecnicamente, tatticamente, a portare in porto la partita anche sull'1-0, perché l'Ascoli sarà stato bravo nelle occasioni avute, ma ci sono fesserie grosse, certo, da parte, ecco, dei singoli del Pescara. Chi parla di calo atletico, chi di carenza di concentrazione nel saper gestire il risultato. Ecco, Gianni, invece tu hai una chiave di lettura diversa, oppure sono queste le motivazioni principali che ci portano a commentare una sconfitta e non una vittoria? Beh, in parte sono d'accordo con tutti e due gli ospiti, ma in particolare il problema è stato che il Pescara, come impianto di gioco e come nell'idea dell'allenatore, è di segnare di più rispetto agli altri. Gli errori hanno fatto gli attaccanti a non fare più di un gol, altrimenti il Pescara l'avrebbe vinta questa partita, perché meritava di vincere. E comunque io sono dalla parte di quelli che preferisco che giocano bene e che possono anche perdere. Giocare male e vincere a me non piace. Perché alla lunga, e lo chiedo a Irvese, che è un tecnico che predilige ovviamente impostare e mai speculare sul risultato, come tutti pensiamo, alla lunga il bel gioco, chi è organizzato in campo, farà strada, no? Sono convintissimo, perché vedendo le immagini in televisione ho visto un Pescara padrona del campo, soprattutto il primo tempo. La squadra, il Pescara, sa dare sempre l'impressione che sa quello che deve fare. Peccato per non aver realizzato i gol per le occasioni create, però ecco, io sono
sono più propenso per una squadra che sa quello che deve fare in campo e creare tanto, prima o poi il risultato arriverà. Sicuramente dispiace perché una partita che sull'1-0 il Pescara stava dominando, la poteva chiudere, però ecco, non mi preoccuperei più di tanto perché è importante creare e fare gioco, poi il risultato arriverà. Chiudiamo il giro con Riccardo Crico e poi accenderemo i motori, perché ovviamente le accuse vanno rivolte ai difensori, c'è poi chi critica Cocco, chi critica la Padula, chi critica questo e quest'altro, e ognuno avrà ovviamente una versione diversa. Tu Riccardo sei amareggiato come tutti, perché a quel punto la partita sì, però io mi concentrerei più sui 20 minuti finali che sui 70 minuti iniziali, nel senso che tu vinci 1-0 ad Ascoli e io penso che tu puoi anche cambiare il modulo, puoi anche inserire magari un altro centrale, giocare a 5 dietro che non... Quindi questa è una bacchettata all'allenatore? Come? È una bacchettata all'allenatore? Beh, è un... io ti dico, penso che l'allenatore sia pagato per leggere la partita, soprattutto per cambiare. Allora, tu vinci 1-0 ad Ascoli, manca 25 minuti alla fine e nessuno ti vieta di poter anche difenderti. Io onestamente mi sarei messo con un 5-4-1 e avrei detto all'Ascoli adesso attacchi. Invece cosa è successo? Che l'Ascoli ha attaccato e appena l'Ascoli ha iniziato ad attaccare, noi, i nostri centrali difensivi, sono andati in bambola. Perché se tu vedi le azioni sui gol, non ci sono. E uno esce a vuoto, l'altro addirittura non si sa dove va. Cioè, queste cose sono importanti. Allora, concentriamoci sui 70 minuti giocati bene, però io mi concentrerei, se fosse nel mister, nei 20 minuti giocati male, anche perché 3 gol in 20 minuti sono tanti, contro un Ascoli che fino a quel momento non aveva fatto nulla e contro un Pescara che fino a quel momento aveva giocato bene. Che ci si debba concentrare ovviamente sugli errori, questo sicuramente, però cambiare atteggiamento tattico, Iervese, sei d'accordo? Che... No. Cioè... No, attenzione, perché lui litighiamo sempre su questo, non siamo no, 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 perché se uno ha una mentalità è difficile modificarla nel momento del bisogno. Ah, cioè, calcio, però è pieno di partite, ci può stare agli errori commessi negli ultimi 20 minuti, questo sì. Scusami, ci può dico stare solamente pure. Questo, perdonami, io non sono d'accordo con lui per quanto riguarda il gioco del calcio, un gioco che si gioca di 3 punti. E a me il bel gioco è aria fritta, il bel gioco per me è aria fritta, per me l'importante in questo gioco è fare 3 punti, poi che vinco su rigore, su autorete, no, lo so che non siamo d'accordo, ma è ho capito, è ho capito, certo. No, no, ma no, se le opinioni sono opinioni, le no? Opinioni sono, io penso che io alla fine voglio vincere, quindi, e devo trovare l'escamotage nell'arco di 90 minuti per vincere, io dico vinco 1-0, mi manca 20 minuti, io onestamente mi... In quelle condizioni mi difendo. La stagione però è piena di tanti 90 minuti. Ma io penso... E ti può andare bene una volta, due volte, ma tre sì. volte. Poi alla lunga, ogni se io mentre gioco bene ho tante risorse, quindi sì. giocare bene significa che tatticamente sto bene in campo, che tecnicamente sì. sono valido, che vedo la porta avversaria, che magari non faccio fesserie. Tutto giocare questo. Bene significa tutto questo, non è solo sì. le triangolazioni, no. non faccio fesserie Perfetto. In difesa. Quindi se io alla lunga sì. tutti questi... pregi ce li ho e tutti questi difetti non li ho, forse vinco più partite di una squadra che annaspa. E sono d'accordo con te per 70 minuti, gli ultimi minuti vanno in difficoltà, io mi difendo. Iervese ovviamente non è d'accordo. Non sono d'accordo perché io non ho visto il Pescara in difficoltà, il Pescara poteva segnare, raddoppiare e fare gol, poi una dote importante che ha Massimo sicuramente è la capacità, la lettura delle situazioni, quindi lui è molto bravo nel leggere quando è il momento, e penso che l'abbia fatto anche di altre partite, quando ha messo un difensore in più, quando c'era bisogno. Io da quello che ho visto non era l'Ascoli che dominava la partita, quindi di conseguenza bisognava prendere dei provvedimenti. Per me sono degli episodi, ecco, degli errori individuali. Cioè è difficile proprio cambiare atteggiamento in campo solo perché rischi di non salvaguardare il risultato. Gli ultimi 10 minuti, credo che giustamente una squadra ti sta attaccando, gli ultimi 5-10 minuti vuoi inserire un difensore, penso che si possa fare tranquillamente. Sul gol di Giorgi, però io vedevo Pescara poteva raddoppiare, poteva fare gol quando voleva. Di errori, dopo ci arriviamo, parliamo di atteggiamento, ecco. Riccardo, ma ci stai dicendo che la squadra doveva cambiare l'atteggiamento sull'1-0. Non sì. Io vado in un campo dove per 8 anni consecutivi perdo. Ok, io sì, ho perso per 8 anni. Perdonami. No, no, è importante anche questo nel calcio, è importante anche questo. Io vinco 1-0, io un attimo sarei stato un po' più prudente. È vero che potevo fare il 2. Io non lo faccio, io mi copro un attimo, anche perché era
era ovvio che l'Ascoli avrebbe comunque tentato però qualcosa di più. Però questo è un discorso che si fa col senno di poi, cioè sei 1-0, invece di schiacciare l'avversario non puoi pensare a difendere il vantaggio, o no? Tu poi leggi la partita col risultato di 3-1 e dici perché non siamo riusciti a gestire il vantaggio? No, io la leggo diversamente da lui. Io dico semplicemente. Però ognuno, questo che, è, Riccardo, che, sono che il primo rispettabilissimo. Io dico semplicemente perché sono le immagini. Qui non è questione di voler criticare o no. Qui si analizza una partita. Il primo gol dell'Ascoli sul rinvio del portiere. E il resto l'avete visto, quindi mi devono spiegare mentalmente dove stavano tutti quanti, dal primo all'ultimo, pure quel che non c'entra niente. Il secondo gol, Giorgi andava a spasso, quel passeggiava lungo Corso Umberto, è arrivato il pallone, boom, ha fatto gol. O no? O non sta solo Giorgi? Sì, 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 ma sugli errori, sugli errori siamo tutti la d'accordo. La copertura di qualche giocatore in quella sugli posizione. Errori siamo tutti d'accordo, poi li analizzeremo. La partita. Però il vorrei sentire, che Dio lo benedica. Chi l'ha commentata questa partita e quindi abbiamo il piacere di sentire una delle voci più importanti di Sky, vale a dire Maurizio Compagnoni. Buonasera Maurizio, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao Enrico, buonasera. Buonasera Maurizio, allora ovviamente in studio si discute come si fa a non vincere una partita dominata dal Pescara per 70 minuti e poi tornare a casa con questo risultato pesantissimo. Ecco, ovviamente ci sono quelli che prediligono il bel gioco e molte volte si rischia di tornare a casa a mani vuote, e invece chi pensa che con un atteggiamento più speculativo si possa arrivare al risultato finale. Visto quanto è accaduto ieri ad Ascoli, le tue idee che conosciamo, a chi sono più vicine? Ma guarda, io l'idea che mi sono fatto è che il risultato è stato indirizzato da alcuni fattori. Il crollo del Pescara che ha fatto 60-65 minuti straordinari e dopodiché non ne aveva più per le assenze, perché Bruno non giocava da un sacco di tempo e poi c'è stato probabilmente qualche errore individuale a livello difensivo, in particolare sul primo gol dove Perez è in ritardo e è arrivato su quel pallone, si è infilato tra i due difensori con troppa facilità. Secondo me, migliorando la condizione atletica, che non può che migliorare, soprattutto quando avrai la squadra completa, se il Pescara avesse avuto ieri Verre, Mandragora e Memusciai, sicuramente sarebbe finito in modo diverso, e eliminando qualche ingenuità in difesa. Adesso non so in che condizione è Campagnaro, ma Campagnaro anche al 50% con la sua esperienza, la sua personalità, potrebbe risolvere molti problemi. Detto questo, però, consideriamo anche che l'Ascoli, secondo me, ha tre attaccanti che per la categoria sono veramente forti. Ecco, e poi specialmente in un campionato come quello di Serie B, dove determinazione, agonismo sono armi importanti, e molte volte qualcuno in studio sottolinea che l'aspetto tecnico dovrebbe passare in secondo piano e difendere anche il risultato. Può essere una valida chiave di lettura o no? Ma guarda, se il Pescara avesse giocato 90 minuti come ha fatto i primi 60 minuti, credo che saremmo qui tutti a elogiare la straordinaria partita del Pescara e la sua grande qualità tecnica. Io non credo che sia stato un problema di atteggiamento di una squadra troppo spregiudicata, sia stato problema proprio di un crollo atletico negli ultimi 20 minuti. L'Ascoli andava al doppio, così come nel primo tempo il Pescara andava al doppio, e poi c'è stata qualche ingenuità difensiva non da squadra forte come sicuramente il Pescara, che potenzialmente mi sembra a livello di quello che l'anno scorso solo per una traversa non è andata in Serie A. Insomma, non bisogna far drammi per questa sconfitta che brucia, perché sai, perdere poi una sfida ad Ascoli è sempre diversa da altre sconfitte. Continuare con questo atteggiamento, d'altronde chi ha un impianto di gioco valido alla lunga farà strada, no? Ma guarda, io ti dico, io ero venuto a Pescara a commentare Pescara Perugia, già il Pescara mi era piaciuto, ma mi ha impressionato ancora di più ieri, perché la prima ora, se poi pensiamo a tutte le assenze, è stata impressionante. Questa è una squadra destinata a decollare, ripeto, non credo sia preoccupante la condizione atletica, perché è stata una concomitanza di fattori, le assenze, Bruno che era al rientro, che peraltro finché ha avuto gamba ha giocato benissimo. Sì, certo. In attacco il Pescara è fortissimo, ho visto Cocco rispetto alla partita col Perugia, in tutta crescita, è un giocatore fondamentale a questi livelli, la Padula è fortissimo, Caprari ieri mi ha impressionato, l'azione del gol è stata un'azione capolavoro, dove sono entrati tre attaccanti del Pescara.
C'è da sistemare qualcosina dietro, perché probabilmente l'assenza di Salomon, la partenza di Salomon si fa sentire. Fornaseca, ad esempio, in altre circostanze mi era piaciuto molto, ieri l'ho visto un pochino tenero, anche perché si è trovato davanti attaccanti particolari, perché Perez e poi Petagna che sono entrati hanno una fisicità straripante e ti mettono in grossa difficoltà. Ripeto, io non so come sta Campagnaro, ma già un Campagnaro potrebbe già rientrare per la prossima partita di Trapani, potrebbe essere già Campagnaro Zubaric, non è una brutta coppia. Comunque, visto questo inizio di campionato, il lavoro di Oddo è soddisfacente anche dal tuo punto di vista? Ma guarda, io ieri l'ho detto allo stesso Massimo prima dell'intervista a fine partita, quella di ieri è stata la terza partita che ho commentato del Pescara di Oddo. Avevo commentato la vittoria con Livorno, che era stato l'esordio di Oddo, che era stato un 3-0 se non ricordo male, poi sì, avevo commentato Pescara Perugia. E devo dire che si vedeva già la mano di un allenatore, per quanto giovane, agli esordi, che però dimostrava di avere delle qualità. Ma la prima ora ieri del Pescara mi ha impressionato sotto tutti i punti di vista, e delle tre partite, per assurdo, quella che ha perso e dove la mano di Oddo l'ho vista ancora più in modo nitido, netto, rispetto alle altre due. È un allenatore che ha idee, che si fa seguire dai suoi giocatori, che ieri per un'ora abbondante, secondo me ha dato una grande dimostrazione di forza. Il campionato è lunghissimo, l'anno scorso di questi tempi il Vicenza era retrocesso, poi se non crolla nel finale fa addirittura promozione diretta. Il Pescara secondo me ha tutto per lottare, non dico per il primo posto, perché il Cagliari col potenziale che ha probabilmente rischia di fare corsa a sé, ma da parte. Maurizio, per chiudere, Pescara può lottare anche per il secondo posto della promozione diretta, secondo me. Maurizio, ovviamente, per chiudere, ieri simpatizzavi, diciamo così, più per il Pescara ovviamente che per l'Ascoli, no? No, guarda, io ho detto simpatizzavi, non ti fai. No, io ho il bilancino del farmacista e io ero contentissimo per la vittoria della San Benedettese a Fano, del resto. Esatto, proprio, guarda, innanzitutto. Per me sono tutti uguali, guarda, proprio. Io mi porto il bilancino del farmacista come farò domenica per Inter-Juve, che è delicata quasi quanto Ascoli-Pescara. Va bene, allora ti seguiremo domenica. Grazie Maurizio, buon lavoro e complimenti a tutti voi. Grazie a Maurizio Compagnoni, che resta una delle voci più professionali ovviamente di Sky. Andiamo a sentire Massimo Oddo, i momenti più importanti, così Francesco, non so se l'hai sentito, valuterai un po' i pro e i contro di questa sconfitta. Forse la miglior partita fino al gol, e poi abbiamo sofferto la loro fisicità, le loro palle lunghe, le loro spizzate, e abbiamo sofferto i tre tiri in porta che ci hanno fatto. Purtroppo siamo stati polli, colpa nostra, e niente, bisogna lavorare e migliorare. Ecco, ora si parlerà dei soliti peccati di gioventù, di un po' di presunzioni. Invece il difetto che evidenzia di più l'allenatore, soprattutto sull'1-1, quale può essere stato? Ma diciamo che alla fine eravamo un po' stanchini, non riusciamo più a accorciare molto, ma loro ci allungavano perché giocavano palla lunga sulle spizzate, quindi inevitabilmente facevi fatica a ripartire. Quando ripartivi facevi fatica a accompagnare l'azione, e quando trovi una squadra che ti gioca costantemente sulle palle lunghe ti allunga e fai fatica. E, diciamo che dobbiamo imparare a essere un po' più altruisti, perché se lo fossimo stato questa partita sarebbe finita sicuramente in maniera diversa. E dici dobbiamo essere più altruisti, ovviamente è un discorso di gruppo oppure c'è qualche reparto indicato? No, ci sono state 3-4 circostanze, 3-4 contropiedi in cui se lo fossimo stati avremmo svolto meglio le azioni offensive, che poi non si sono concretizzate, avremmo potuto fare più gol. È amareggiato soprattutto per aver perso ad Ascoli davanti ai 2000 tifosi, per aver buttato l'ennesima occasione, oppure per questo calo finale che c'è stato? Ma no, ma sono amareggiato perché... perché diciamola tutta, saremmo potuti stare primi in classifica, invece siamo lì a metà classifica. Perché è così, perché ci facciamo male da soli, e sotto questo punto di vista dobbiamo, è un peccato, e quando perdi e gli altri meritano,
pieghi la testa e torni a casa, ma quando perdi così ne esci veramente amareggiato. Ovviamente la rabbia e la delusione sul volto di Massimo Oddo. Gianluca Fusilli, soprattutto nella parte finale dell'intervista, è uscito un po' allo scoperto, perché tanti punti buttati in queste prime partite, con la Salernitana a Vicenza, ieri ad Ascoli, e poi sottolinea questo fatto dell'egoismo che c'è in fase offensiva, ed il riferimento è ad un giocatore come la Padula, che sta disputando un ottimo inizio di campionato, però deve imparare ad essere anche al servizio della squadra. Voi che ne pensate? Io parlo da tifoso e non da tecnico, poi sono i tecnici, certo, diranno la loro. A me la Padula ieri è piaciuto molto, quindi non ho... Un po' di musica, no. Come dire, probabilmente il mister Oddo ha strumenti migliori dei miei per poterlo valutare. Sull'altruismo, l'azione del Pescara l'ho riconosciuto lo stesso Compagnoni, del gol del Pescara credo che sia quasi da manuale del calcio, sì, insomma, rispetto, sì, ai tempi di inserimento. E io inserirei anche un altro argomento, perché poi anche nel calcio le circostanze fortuite. Mi sembra che il rigore dato all'Ascoli, lo stavo rivedendo, credo che il fallo sia fuori area, adesso non so se è dentro l'area. L'ultimo su Petagna? Sì. Lì è stato un fallo continuato, però. Beh, dove è iniziato fuori area, mi sembra, dai, che sia iniziato. E credo che ci fosse, io, a mio modesto parere, io l'ho vista così ad Ascoli, io ho visto un rigore a favore del Pescara nel primo tempo, perché non riesco a capire come l'avevo visto allo stadio, adesso l'ho rivisto anche adesso. Allora, qui comunque, se dà un rigore al quindicesimo, al ventesimo del primo tempo, sulla restando sull'episodio netto, di Petagna alla fine, cambia, che conta poco, però il primo intervento falloso è fuori dal sembra, poi ce n'è un successivo ed è all'interno dell'area. E dell'interno dell'area, adesso ovviamente non sappiamo se l'arbitro, se del caso sulla linea, perché io adesso non so se ci vedo molto male, la linea è il rigore, comunque adesso questo episodio non è, però ne ho visto anche uno io, sinceramente, ad Ascoli ne ho visto uno sul Pescara per le fesserie che sta facendo Fornasier, quando giocherà bene diremo bravo a Fornasier. Poi sulle sottolineature è chiaro che se Oddo non fosse deluso sarebbe preoccupante, è evidente che anche io sono deluso da tifoso di aver perso una partita come quella di ieri. L'unica valutazione che mi sono permesso di fare prima è che sono tornato, come dire, deluso, arrabbiato da Ascoli, ma sereno, perché ho visto una squadra che anche nei movimenti, magari alla televisione non si percepiva, ma anche nei movimenti organizzata, insomma, che sapeva quello che doveva fare. Poi sono stati gli errori individuali, li riconosco come gli altri. Ecco, Rosati, sentendo Oddo a fine partita che fa questo tipo di valutazioni, cosa pensi abbia detto ai suoi, cioè cosa l'ha fatto arrabbiare di più? Beh, il fatto che gli attaccanti nelle tre ripartenze non quello si che sono dicevi scambiati, prima di sentire Oddo. Certo, non si sono scambiati la palla, soprattutto alla Padula, due volte non ha dato la palla a Cocco per segnare. Quindi sono più pesanti queste azioni o gli errori nella fase individuali? Beh, tutti e due, eh? Certo, gli errori individuali hanno determinato il risultato, però ripeto, per una filosofia di gioco che è propensa a far gol, è giusto quello che sta facendo lui. Lui ha fatto anche una disamina giusta della partita, ha detto, secondo me ha visto la partita, l'ha letta bene. Iervese? Secondo me forse è più arrabbiato per questi errori individuali, che poi se andiamo a analizzare bene la partita, la difesa si è sempre comportata da reparto, quindi ha lavorato bene forse gli ultimi 10 minuti, ma secondo me è proprio per una mancanza di lucidità. Quindi naturalmente sei d'accordo quando dice facciamo fatica a ripartire sulle palle lunghe, perché ovviamente purtroppo hanno speso molto, è facile buttare palle in avanti. Purtroppo quando incontri squadre come l'Ascoli, che non hanno, diciamo, una manovra fluida, disegno tattico decifrabile, e si fa fatica, era tutto improvvisato. Io vedevo giocate, si buttava la palla sugli attaccanti con, certo, la speranza di inventare qualcosa. Naturalmente la difesa si allunga, il centrocampo, poi gli ultimi 15 minuti, perché il campo era pure abbastanza pesante, quindi si è fatto fatica, ma ripeto, sono più errori individuali che... Tutto perfetto quello che ha detto Oddo, ma allora se è vero come è vero quello che ha detto Oddo, forse quello che diceva prima lui non è tutto errato, ossia quello che diceva lui, se quelli cominciano a buttare palla, se io mi accorgo che sto in affanno e che c'è un leggero calo atletico, provo a fare qualche cosa, non so cosa, io lo so che cosa, ma dico,
a metterti in gambe in una posizione diversa, cioè, tatticamente un pochettino con un difensore in più, beh, tatticamente un pochettino più coperto, ma non lo so se con un difensore in più, ma... con due portieri, con un attaccante in meno, intanto con un centrocampista in meno, delle sostituzioni obbligate, scusa, ci sono state delle sostituzioni obbligate. Infatti questa analisi adesso qui, arrivo da te, questa riflessione non è una critica a Oddo, sia ben chiaro, quello che ha detto l'analisi di Oddo è perfetta, è perfetta al 101%, però forse se mi accorgo provo a fare qualcosa di diverso sul piano tattico, nella scelta magari di qualche sostituzione, forse, non lo so, per quello sto dicendo, non è una, è una riflessione a voce alta. Riccardo, allora, qui parliamo però sempre di atteggiamento, ma io ti voglio l'atteggiamento sull'1-0 e pensi di cominciare a coprire perché scusami, vai in sofferenza. Facciamo così, cambiamo sport, facciamo una gara di 400 metri che un corridore corre benissimo fino al 300, a tantissimo metro, poi crolla e vince un altro. Cosa diciamo a questo corridore? Gli diciamo qualche cosa, perché qua mi sembra che si sta tanto in alto. Io sono critico in questo caso, perché abbiamo perso 3-1 e il risultato che voi ne diciate è fondamentale, perché quando tu vai tra 10 anni a leggere l'almanacco del calcio e rivedi la data, leggi 3-1, questo è quello che conta, tutto il resto sono parole, aria fritta, conta il risultato. Allora io dico questo, scusami il mio tono un po' perentorio, ma anche perché sono 1 contro 4, io intendo dire che se un allenatore, chiunque esso sia, ma non ce l'ho con Massimo, ci mancherebbe, vede che la squadra è sulle gambe, deve trovare un'alternativa. L'alternativa per me, che non sono allenatore, lui sì, era in questo caso, se Campagnaro, ti dico anche il nome, era in condizione, può benissimo inserire anche un centrale in più e portare a casa un risultato. Questo è il senno del poi. Ho capito, però durante la partita scusami Enrico, io la partita l'ho vista dopo pomeriggio, questa analisi, parlo di atteggiamento, di cominciare a coprirti, ma che erano dei pali in campo gli ultimi 20 minuti, era chiaro che erano dei pali in campo gli ultimi minuti, l'abbiamo visto tutti, io l'ho anche commentata questa partita, l'ho visti, erano fermi in campo. Allora dico, dai una chance in più, poi magari perdi lo stesso la partita, ma non è che nessuno voglio dirti, hai dimostrato partendo con Caprari, la Padula e Cocco di saper fare il calcio, l'hai fatto per 70 minuti, la tua squadra dopo 70 minuti va in difficoltà, l'allenatore in quel caso di trovare una contromossa, di dire, caspita, loro hanno messo un attaccante di peso, come stanno se giocando esce, bene, io metto un centrale, ripeto, difensivo, tutte le opinioni sono, scusami, rispettabili, però come se ne esce da questo tipo di dubbio, Gianni? Cioè il dubbio vuole, a questo se era giusto mettere esatto, un difensore in più, ognuno resterà della sua idea, no? Ho detto, se uno ha una filosofia di gioco non la cambio per una gara, quindi è impossibile. Non sono d'accordo, Gianni, ma non è vero, allora, perché sono tanti gli allenatori, tu hai un'esperienza, non sono stato perentorio come lui, io ho detto che è una mia visione, sì, no, ma sono tanti, la storia è allora, piena, lo sai pure tu, Montella faceva la stessa cosa, avrebbe fatto la stessa cosa Massimiliano Allegri, 99 su 100 avrebbe fatto lo stesso, siccome, ma l'avrebbero fatto i Galeoni, sono, Zeman, ma ecco, tutti quanti, siccome no, sono gli unici due allenatori che reputo bravi, poi gli altri, quegli altri che non voglio fare i nomi, avrebbero forse fatto questa mossa qua. Poi nella circostanza può darsi che porti a casa l'attore scarso. Io non è che non sia d'accordo, sono anche d'accordo. Tra le altre cose non mi permetto di fare valutazioni di te, però anche la tempistica ha un suo senso. Cioè, dire che il Pescara ha giocato bene 60-70 minuti l'abbiamo visto tutti, ma dopo il gol che abbiamo fatto, dove la squadra non era assolutamente sulle gambe, era molto allungata, c'erano occasioni da una parte e una parte dall'altra, il centrocampo era quasi saltato in quell'occasione. Guarda, io il primo tiro in porta dell'Ascoli nel secondo tempo l'ho visto dal vertice destro, un tiro svirgolato d'esterno a casaccio, non mi ricordo chi lo ha fatto, a fil di palo, ma una cosa a casaccio con la palla che usciva, sì, con la palla terra, prima del pareggio. E l'altro errore è stato il cross con i due centrali che hanno, Perez si è staccato dai due centrali e di testa, anziché schiacciare, ha mandato alto. Ma fino a quel momento l'Ascoli non ha fatto nulla, noi avevamo segnato e stavamo ancora 1-0. Poi è stato, come dire, nel giro di 7 minuti è arrivato il pareggio e quel tiro svirgolato che ha sbattuto addosso a Crescenzi, sì, per andare sul 2-1. Cioè sostanzialmente Oddo avrebbe dovuto fare questo ragionamento
subito il 2-1 quando però obiettivamente questa supremazia atletica dell'Ascoli non era ancora evidente, almeno non io solo, non me ne sono accorto. Non solo, poi si è manifestata, come dire, dopo il 2-1, ma ormai la frettata era fatta, non è che potevi mettere il difensore sul 2-1. No, ma non c'era le più tre la possibilità, sostituzioni aveva già fatto. I cambi erano stati obbligati. No? I tre cambi li aveva già fatti. Magari. Quindi non puoi inserire un centrocampista e rinforzarti nella fase difensiva. O metti Campagnaro, no? Ma infatti, vedi che io sono partito nell'analisi dagli errori individuali. Io come analisi sono partito prima da mezz'ora fa dagli errori individuali. Di essere più coperto, di inserire un difensore in più. Un difensore, oppure puoi anche inserire un centrocampista in più. Cioè, voglio dire, io, guarda, io molte volte con Iervese li tiro. Posso andare da Iervese e poi torno da te. Penso, se non sbaglio, contro il Cagliari ha messo la difesa a tre, mi ricordo. Certo. Quindi non è che Massimo è io contro, domando, perché secondo non l'ha me fatto. Il pensiero suo era quello di fare il secondo gol e di chiudere la partita. Perfetto, perché, ma non l'hai fatto. Perché, sì, allora possiamo discutere quando vogliamo, quindi è troppo semplice. Ma è sono discorsi diversi. È successo tutto in tre minuti, in 3-4 minuti, l'Ascoli non stava creando nulla. Quindi. Un'ultima cosa, poi non parlo più. Anche il fattore psicologico, cioè l'Ascoli dopo l'1-0 era morto. Io vedevo, nessuno pensava, chiaramente quella circostanza casuale del gol, il pubblico si è caricato, chiaramente loro fisicamente sono più forti e in quei 3-4 minuti è accaduto l'irreparabile. Ma se Giorgi, anziché svilgolare il tiro, perché l'ha presa di stinco, e mandarlo addosso a Crescenzi, magari tirava, come dire, bene. E quindi alla parte destra Fiorino parava. No, scusami, voglio dirti una cosa, non è vero, il primo tempo è stato nettamente del Pescara, il secondo tempo fino al gol non è che noi, intendo dire, a parte che il nostro gol secondo me è anche in fuorigioco, perché guarda che entra sull'azione, parli di Lapadula, certo. Ma Lapadula non è in nell'azione. Lui è parte da dire, se tu guardi non è nell'azione, Lapadula rientra quando tiene palla Caprari non è in fuorigioco, allora quello, ma non Lapadula partecipa all'azione. Adesso la vediamo con calma, adesso facciamo confusione. Il secondo tempo era leggermente più equilibrato. Non è vero che era in balia del Pescara. No, era leggermente più equilibrato, ha fatto un tiro in porta. Il secondo tempo era equilibrato, noi abbiamo trovato il gol. Non ha fatto un tiro in porta, però. Ma nel secondo tempo. Nel primo tempo, fino al gol. Era una partita che si giocava a 100. No, noi abbiamo fatto anche te, c'è stata la Padula di testa che ha sfiorato il gol. Allora, questa è l'azione, la vediamo con calma, perché la Padula, va bene, bisogna fare attenzione. È in una posizione che non. Eccolo qui. Allora, l'azione è con. Possiamo andare avanti. C'è l'appoggio a Cocco che è stato bravissimo. Poi, che è in gioco. Sì. Parliamo di Caprari che scatta. Ecco, la palla arriva a Cocco. Chi è in fuorigioco adesso in questo momento? La Padula. E chi? Questo è Benalì. Guarda, la palla arriva a Caprari. Guarda, andiamo avanti. La palla arriva a Caprari. Guarda. No? Guarda Benalì. Caprari in posizione regolarissima. Benalì torna indietro. Eccolo Caprari. E qui il fuorigioco di Lapadula non c'è più. Non c'è più. Ok. Caprari può appoggiare la palla. Però c'era questo dubbio, Riccardo. C'era il dubbio di Benalì, giusto. In tanti hanno pensato che Lapadula scattasse in posizione di fuorigioco, ma ovviamente non ha partecipato alla prima azione. D'accordo, Francesco? Sì, è così giusto. Il dubbio volevo chiederti solo questo, Riccardo, una perché volta visto la tua opinione, che anche di molti altri, no, rischia però di far passare Oddo come un allenatore che pensa soltanto al bel gioco, ad essere. No, è un concetto poi da sviluppare. Di presentarsi anche in maniera presuntuosa sul campo dell'Ascoli e non riportare punti a casa. Ieri c'è stato questo epilogo negativo con gli errori commessi nella fase difensiva, però se facciamo un discorso globale che vale per un intero campionato, teniamoci stretto questo atteggiamento, altrimenti perdonami, io di Massimo Oddo se ne ho parlato molto bene come allenatore. Voglio dirlo a te perché sei tu qui che stai parlando queste cose. Sto semplicemente siccome dicendo, so come la penso, non la pensi in altra maniera, chi affronta questo discorso sbaglia. Perché già abbiamo sentito e letto oggi, è meglio essere più conservativi, speculare sul risultato, non essere solo belli. E ti rispondo per precisare. Allora, per me Oddo è un buonissimo allenatore, assolutamente.
gente. Io sto parlando della partita in se stessa, non è che tu stavi parlando di una persona nell'arco di un campionato, io parlo in questa partita, sei su un campo difficile, molto pesante, forse un atteggiamento più prudente, ma l'avrei detto anche se c'era lì Mourinho, Capello, la stessa cosa, perché vedendo la partita ho visto una squadra ferma sulle gambe, ho detto caspita, forse se ti arretri anche di 10 metri magari difendi il risultato. Vabbè. Allora, andiamo in pubblicità, poi torneremo con Andrea Costantini, i primi messaggi da casa, perché ovviamente tutti possono dare opinioni diverse e continueremo a parlare anche in vista della prossima trasferta di Trapani contro l'ex Serse Cosmi. A tra poco. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emilio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. Ti piace l'eleganza ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat ad Anelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla grande punto alla croma fino alla nuova 500. Inoltre, la concessionaria Fiat ad Anelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat ad Anelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, sabato aperti mattina e pomeriggio.
La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Z. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Z. Ore 21 e 46 minuti, rientriamo in diretta, Andrea Costantini in regia, questa sera non ci sono posticipi, hai qualche novità Andrea? Guarda, tra le novità che possiamo darvi c'è un cinguettio, perché su Twitter lo sapete Massimo Oddo, l'abbiamo già visto. Puoi rivolgere a Francesco? Il cinguettio Francesco. Ah, cinguettio. Sì. Sai che cos'è il cinguettio? È il tweet, no? In inglese la traduzione di Ma io non ci vado là. Dai, Andrea. Accendiamo noi, anche per te. Ecco qua, cosa ha scritto Oddo. Guarda qui, giornata molto amara ieri. Dispiace per i nostri tifosi, cercheremo di rimediare e di crescere in fretta. È un post che è su Twitter, anche su Facebook, un po' in linea con le tendenze degli ultimi tempi. Queste le parole di Massimo Oddo, che sceglie i social per rivolgersi un po' a tutti i tifosi, per comunicare in maniera molto più informale. Quindi non l'ha scritta adesso dopo quello che ha detto Riccardo Clinco, no? È stato scritto nel pomeriggio intorno alle 17:30. Va bene. Allora, possiamo andare con la prima raffica di messaggi? Certo, davvero avremo tante raffiche questa sera, perché ne sono tanti. Possiamo andare, continuano ad arrivare. Più cinici, meno leziosi, meno egoisti. Fornasieri in panca dentro Campagnaro. Per stare tra le prime, Cocco e Valotti devono dare molto di più, giocano senza cattiveria agonistica. Vogliamo 11 la Padula. Avanti. No, è letto. Vogliamo 11 la Padula. Cocco a voglia, grinta. Ok, avanti. Per tornare ad essere grandi mancano due componenti, una società forte economicamente e il ritorno del muto. E il muto chi sarebbe? Muto, il giocatore. Muto. Franco Vázquez. Zeman forse. Giocatore del Palermo. Ok, andiamo avanti. Cari pescaresi, quest'anno pensate solo alla salvezza, altro che playoff. L'Ascoli ieri si è sbarazzato del Pescara con estrema facilità. E salutiamo il tifoso bianconero, ovviamente. Avanti. Ma noi non saluto, no? che saluti. La partita l'avete persa perché mister Oddo non ci ha capito nulla sul modulo di gioco, ovvero lo ha capito troppo tardi. Esperienza, scrive Silvano, che se non ricordo male fu critico verso Oddo già in qualche puntata precedente. Allora Andrea, prendo spunto da questo messaggio, perché è in riferimento anche al discorso che facciamo poc'anzi, quando ci sono questi passi falsi, subito si ricorre alla mancanza di esperienza da parte del tecnico Oddo. Gianni, come puoi rispondere tu a una valutazione del genere? No, vabbè, la valutazione è sbagliata, è fuori luogo, probabilmente è un fatto personale, di antipatia o simpatia. Il tecnico è preparato, è un ragazzo molto bravo e sa fare il suo mestiere. Allora, per commentare anche gli altri, i primi messaggi, altrimenti dopo mettiamo troppa carne al fuoco. Si è parlato di Cocco, si è parlato di La Padula, vogliamo 11 La Padula. Prima ho fatto un discorso sulla Padula che deve essere chiarito, perché altrimenti facciamo ulteriore confusione. La Padula sta disputando un ottimo campionato. Ieri però ha evidenziato ancora una volta questa forma di egoismo che è nociva per la squadra. Sì. E questo però non toglie nulla ai meriti di La Padula. Sono dei correttivi da apportare in modo tale che La Padula diventi un giocatore aggiungo, dopo averlo visto per un anno e dopo aver esultato e osannato La Padula, aggiungo che già in qualche altra occasione aveva avuto un atteggiamento troppo egoistico, ossia oltre il limite, perché l'attaccante mi insegna Rosario, ma me lo insegna anche Iervese. L'attaccante deve essere egoista al 100%. Se vai oltre, puoi incorrere in qualche
errore, tra virgolette, di troppo, perché non c'è solo l'errore del portiere che si fa passare la palla in mezzo alle gambe o dell'attaccante che sbaglia il rigore. Gli errori ce ne sono tanti, Cocco, e quello può essere un errore. Che invece si sacrifica per la squadra, però anche lui deve migliorare invece in fase realizzativa. Molti pensano non sta giocando nella sua posizione migliore, ecco. A me voi, ieri non mi sembra che non ha giocato bene Cocco ieri. No, però noi cerchiamo di chiarire un po' il pensiero a tutti, per Cocco, per la Padula, per Cocco Padula. Uno si rivede la partita e vede, poi se uno allora, dice che non esiste Cocco, un problema Cocco, sentiamo ma prima esiste la un fascia problema destra. Cocco, ma no. Fusilli. A me Cocco è piaciuto ieri. Non so se è al massimo della sua forma fisica e non ricordo durante la partita di occasioni clamorose che abbia fallito. Io sinceramente l'ho visto molto utile per la squadra, anche in una fase in cui magari teneva palla e molte delle occasioni pericolose del Pescara, quelle non concretizzate, in qualche misura dipendevano dalla sua capacità di tirarsi dietro una certa quantità di difensori dell'Ascoli. Io probabilmente dobbiamo dimenticare il fatto che può arrivare, che ne so, a 20 gol in un sistema di gioco completamente diverso, no Irvese? Certo, però devo dire che per me, per come gioca il Pescara, lui è fondamentale, perché fa giocare bene la squadra, fa giocare bene la Padula e loro si completano bene, perché uno attacca la profondità, l'altro invece è bravo a tenere le palle e secondo me arriveranno anche i gol. Gianni, sei d'accordo? Anche se lui forse soffre perché non trova il gol. Sì, beh, lui è un caratteriale, Lui ha alternato... infatti l'abbiamo visto anche in campo discutere un po' con la Padula, con Caprari. Buoni, meno buoni, è un... Però quando trova il suo ambiente, entra in sintonia con la squadra, è un ottimo calciatore. Riccardo? A me onestamente Cocco piace perché fa giocare bene la Padula, nel senso che porta via spesso l'uomo, lotta, a me piacciono i giocatori che lottano e quindi io, ripeto, per quanto riguarda la fase offensiva, ma quello che ti volevo dire è che quando tu la partita la prepari a casa a tavolino e fai giocare in fase offensiva, noi non abbiamo un problema. Il problema noi l'abbiamo quando ci attaccano. È questo che, su cui io punterei, non tanto quando impostiamo il gioco, su quello non abbiamo problemi, perché abbiamo anche grande qualità, abbiamo i piedi buoni, non abbiamo giocatori con i piedi quadrati, abbiamo dei buoni giocatori e quindi quando attacchiamo noi, facciamo la partita noi, siamo bravi. Quando però, per una questione psicologica, perché durante la partita è un calo, veniamo attaccati, andiamo in grandi difficoltà. Scusami se chiedo conferme, vediamo se sono d'accordo gli amici qui a destra. Gianni. Beh, probabilmente ieri è successo che un fondo di verità ci può essere sotto questo aspetto. Mancando i centrocampisti titolari e uscendo Bruno, esatto, un po' di filtro, il centrocampo l'ha mancato e non ha aiutato la difesa. Probabilmente i due centrali non sono velocissimi, ma quindi sulle spizzate, sul gioco lungo dell'Ascoli, scusami, forse... Perdono. Vedi che ti stanno venendo incontro anche loro questa ma sera. Se l'anno scorso allora, la coppia Zuparic-Fornasier è anche una buona coppia, sì, ma se l'anno scorso la coppia Zuparic-Salomon e la coppia Salomon-Fornasier erano superiori alla coppia Zuparic-Fornasier, probabilmente un motivo c'è, quindi a noi probabilmente manca Campagnaro. Ora, adesso, se lui non era in condizione, io sono d'accordo, ma ti ripeto, Fornasier è un buon giocatore, io non sono qua a criticare un giocatore, però forse addirittura non è per forza detto che tu i due centrali difensivi devi mai cambiare, perché molti allenatori hanno questa idea che però i due centrali... Però ieri sera mi hanno detto che l'hai criticato fortemente Fornasier ieri sera, oggi io sei un po' più no, morbido. Allora, io non è... Allora, no, sono passate 24 ore. No, io lo critico Fornasier, l'ho criticato molto per la prestazione che ha fatto nell'ultima mezz'ora, soprattutto anche per il rigore, perché se è stato ottuso a fare un fallo di 4 calci per fare il rigore, cioè cosa dovevi fare? Certo. Più di così, o gli dava un pugno e aveva concluso la sua azione, cioè non lo doveva andare via. Siamo 2-1, manca 2 minuti, devi fare una cosa, perdi un po' la testa, sei giovane, però quello che ti voglio dire è che al di là di questo, probabilmente Ugo Campagnaro, per l'esperienza che ha, per la forza che ha, serve in questa squadra, perché sì, serve evidentemente non è pronto al 100% e quindi lo si aspetta, no? Campagnaro lo si aspetta sempre. Andiamo avanti con i messaggi. Andrea. Sì, possiamo andare con la nostra raffica. Il Pescara gioca bene, ma tra Salernitana in casa, Vicenza e Ascoli abbiamo lasciato punti giocando bene. L'inesperienza continua a limitare la squadra, chiede questo tifoso. Lo chiede Meyervese, può anche essere un problema di inesperienza? Non credo perché...
ripeto, il discorso è un discorso di mentalità. Se uno ha la mentalità di cercare di fare sempre un gol più dell'avversario, penso che ci siano anche i rischi di subire dei gol agli ultimi minuti, però non credo che sia un discorso di esperienza. Andrea? Sì? Perdonatemi, ma a me la Padula non piace, gioca sempre a testa bassa. Adesso non esageriamo, perché la Padula è veramente un giocatore di un altro livello sotto questo aspetto. Non gli piace la cioccolata, andiamo avanti. Più buona marmellata, che vuoi dire? Che c'è Gianni? Otto da buon pescarese, perché non sei menù, come siete soliti dire, ma le tue responsabilità? Allora, Fusilli, che responsabilità ha il tecnico secondo questo tifoso? Io ripeto, al di là delle sottolineature tecniche sul fatto che potesse mettere un difensore, io sinceramente ad Oddo grandi responsabilità, se non, secondo me, la scelta di inserire Valoti. A me Valoti tra le tre sostituzioni è quella che secondo me ha inciso di meno, però credo che insomma la sua intenzione fosse assolutamente altra. Valoti obiettivamente mi ha un po' deluso, devo dire che neanche Benalì, rispetto al contesto della squadra, mi era sembrato esattamente in linea con la prestazione che stava facendo. Valoti un po' svogliato, forse reduce da questo infortunio, perché aveva iniziato bene la stagione. Ma Gianni, l'area di Brescia, eh? L'area di Brescia, che tutti gli ex Brescia sono così. E come mai? Ma no, Valoti tecnicamente è un sarà gran un giocatore, problema di condizione, immagino. Probabilmente anche lui c'ha un carattere suo, dovrà ancora conoscere l'ambiente, la squadra. Questa anche è una squadra, è una squadra nuova. Ha cambiato settore. È da prima che lo volevo, ma chiedo scusa, ma mi ci fa ripensare lui. Mi ci tirate con le scarpe e con i calzetti. Ma santo Dio! Ma Campagnaro è stato preso o non è stato preso il 31 agosto, o no? Sì. Mi sto rimbecilletto. E quanto ci vuole per trovare un minimo di condizioni? No, stiamo parlando di Valoti. Ma aspetta, ora riparte la campagnata e poi da Valoti. Ma che significa conoscere la squadra? E poi magari vediamo i grandi allenatori, i grandi, che dico che sono grandi, quello che sta su a Londra, quell'altro che sta a Milano. Quando gli conviene, la squadra si deve conoscere, abbiamo bisogno dell'amalgama. E quelle domande, scusi, può andare a comprare? Ma problema di condizioni. E poi i giocatori che arrivano 48 ore prima lo fanno giocare? Come in quell'episodio lì non serve che i giocatori si conoscono? Che significa Valoti o gli altri si devono conoscere? Quanto cazzo non lo ci vuole per conoscersi? Riccardo. Ma che stiamo scherzare? No. E poi che la finale che sta qua, Campagnari un mese e mezzo che sta qua, non che è in condizione, con 20, non è in condizione, era arrivato con 20 kg di più, non lo so come era arrivato. No, vale 20 kg di più. Sto domandando, però mi sembra un bocciano, stiamo al 15 ottobre, 13 ottobre, 12 ottobre. Considerata l'età, considerata che è stato fermo, 40 giorni, ha bisogno di più tempo. So 40 giorni Riccardo, che si allena. Purtroppo il Pescara non è che gioca alle Coppe Europee e neanche alla Coppa Italia il mercoledì. Cioè ha 7 giorni di recupero come l'Ascoli, quindi probabilmente un problema c'è se negli ultimi 20 minuti siamo stati fermi in campo. Questo è uno dei problemi, adesso che sia la preparazione, però l'Ascoli fa esattamente le stesse partite, anzi è partito anche dopo, del Pescara, e onestamente negli ultimi 20 minuti loro correvano e noi no, e quindi probabilmente un problema di condizione c'è. Probabilmente c'è anche una differenza però. Quale? Che l'Ascoli era in formazione completa. Noi non lo diciamo perché non dobbiamo cercare alibi, ma siamo una squadra, levi 4 titolari, Memusciai, Mandragora, Berre e Zampano. Forse Zampano. Qualcosa cambia. È logico. O no? Ci mancherebbe. È logico. Esatto. E allora, diciamole tutte. Sì, ma io me l'abbiamo già detto prima. Tornava da 6 mesi. Bruno, prima partita dopo un anno. Diciamole tutte, no? Forse ha giocato una partita e mezza. O no? Sì. O no, Riccardo? Sì. Ma l'abbiamo già detto prima. No, perché può sembrare che adesso l'Ascoli è diventata una squadra fenomeno. No, lui Riccardo io sto dicendo, lui c'è l'Ascoli tecnicamente della disperazione che non ha fatto. Andiamo avanti, Andrea. L'Ascoli. Sì, ecco subito con gli altri messaggi. Bruno, Gianluca, devo farti vedere ancora i rigori della Padula che non l'abbiamo rivisto. Non avendo 90 minuti non era meglio farlo entrare nella ripresa? Gli ultimi 10. Ma no, è bello perché poi si sente di tutto, eh. No, entrava 10 minuti. Bruno ha fatto una partita bravissima. È stato bravissimo Bruno. Io pensavo fosse il fratello di quello che giocava con Baroni, non pensavo fosse lui. Una partita. Lo vogliamo sentire un attimo Bruno perché merita di stare in copertina dopo la partita di ieri. Andiamo a sentire un attimo Alessandro Bruno.
abbiamo commesso qualche piccolo errore, ma tutto sommato abbiamo fatto una buona gara. Potevamo gestire meglio determinati momenti della partita, abbiamo fatto dei piccoli errori, penso che comunque non meritavamo questa sconfitta. Dobbiamo partire da ciò che di buono abbiamo fatto e subito pensare alla partita di Trapani. Per Bruno, buona la prima, dopo tanto tempo? Sì, fatto discretamente, potevo far meglio, però comunque non è servito a niente perché comunque abbiamo perso. È un risultato pesantissimo che non rispecchia l'andamento dei valori espressi in campo. Esatto, penso che comunque, hai detto bene tu, abbiamo dimostrato di valere tanto, è un peccato perché non meritavamo assolutissimamente di perdere questa partita in questo modo. Per chiudere, è mancato un po' di esperienza nel finale. Ma è mancata un po' di esperienza, gli episodi non ci sono andati a favore, abbiamo commesso, ripeto, qualche piccolo errore tutti e quindi l'abbiamo pagata a caro prezzo, dobbiamo fare tesoro di questi errori e cercare di ripartire. Allora Andrea, altri 3-4 messaggi, poi andiamo, sì, in pubblicità, ok? Certo. Vai. Preparazione atletica approssimativa, squadra poco cattiva, troppo giovane e non da derby, salvezza l'obiettivo primario, pessimismo. Vabbè, poi dopo una sconfitta del genere può anche sollevarsi il pessimismo di quelli che ci credono di meno, tutto è legittimo. Gianluca, è qualcosa da osservare, in base soprattutto alla preparazione atletica approssimativa. Su quello non ho... Io credo che il calo atletico sia stato determinato dalle condizioni e dalle circostanze che abbiamo detto prima, cioè che c'erano dei giocatori che oggettivamente era la prima volta che si affacciavano, insomma, e anche altri che avevano un minutaggio molto relativo. Continuo a dire che ricordiamo che Caprari, Bruno e Benalì sono usciti tutti e tre per crampi, quindi... Caprari era stanchissimo e si... Benalì faccio un po' più fatica a capire come fossero venuti i crampi, come dice Gianni, anche con la Sanità non c'è stato un crampi, quindi anche questo può essere forse un argomento da affrontare, no? No, su questo. Però facciamo sulla salvezza, non affrontarlo, se no. Sulla salvezza obiettivo primario, anche per scaramanzia sarei d'accordo, solo per scaramanzia questo argomento, perché Enrico, se mi si ripete un po' troppo spesso che i giocatori hanno, io posso capire Bruno che non giocava da 6 mesi, quell'altro che gioca di meno, ma in qualunque squadra ci sono giocatori che giocano di meno, entrano e poi giocano dall'inizio una partita e non hanno i crampi. E con questo non voglio entrare nel dettaglio della preparazione atletica perché non ho le argomentazioni per quell'aspetto che potrebbe sembrare una critica. Però se questa partita 2-3 c'hanno i crampi, quell'altro 2-3 c'hanno i crampi, e qui ci stanno due uomini di calcio, può anche non essere solo un problema di condizione atletica, ma forse di troppa agitazione, di troppo nervosismo. Sono tante le componenti che portano a uno sforzo muscolare. Anche o no? Il primo tempo e il corso dopo. Iervese. Secondo me no, secondo me è un caso. Io penso che una squadra che fa gioco sicuramente spende più energie di un'altra che gioca in attesa. Una cosa è proporre gioco, poi massimo anche nella fase di non possesso. Ultimamente ho sentito un paio di allenatori che nominava pure lui prima, che dice che avere il possesso di palla si ci stanca di meno e si fa correre l'avversario e corre dietro alle tue idee a cercare di prendere la palla, quindi è l'avversario che si stanca. Qua vi dovete mettere d'accordo, se vogliamo parlare onestamente. Non sono d'accordo perché appunto gioca a calcio, esatto, quindi per giocare a calcio vuol dire che ha la palla. Non ho parlato di possesso palla, io ho parlato di gioco propositivo e soprattutto la fase di non possesso, perché se andiamo a guardare il Pescara pressa molto in avanti, quindi la difesa gioca alta, è una cosa giocare così, è una cosa giocare come l'Ascoli, che ti metti 8 persone dietro la linea della palla, aspetti dietro. Ma non sto facendo il paragone tra Pescara e Ascoli, non lo faccio. No, faccio un confronto che, a differenza per far capire, spettatore, io dico che Pescara c'è una buona squadra per fare un campionato d'alta classifica. Era soltanto perché tra l'altro è squadra giovane, quindi è un aspetto positivo, certo. Ed è una squadra che gioca bene. Era un confronto, certo, per far capire che il gioco del Pescara è più dispendioso di un'altra squadra. Allora, quanti ne abbiamo, Andrea, per questa prima fase? Ne abbiamo diversi, almeno altri 6-7. Allora, velocemente 6-7, poi andiamo in pubblicità. Allora, ecco qua il primo. In difesa manca esperienza e cattiveria, dentro Campagnaro la condizione si fa giocando. Va bene, adesso non siamo ripetitivi, li leggiamo, perché è ovvio che
qualcuno... Il bel gioco dove, scusate, finora 11 gol subiti. Avanti. Faccio rispondere Riccardo. Dov'è il bel gioco? Si chiede questo tifoso. Ma guarda, il gioco c'è stato, perché ieri il Pescara non ha giocato male. Adesso io quando parlo, io sto parlando di questa partita, non sto parlando solamente degli ultimi 20 minuti, perché abbiamo perso. E quindi io sono abituato, soprattutto quando lavoro, nel concentrarmi negli errori che ho fatto, non di gongolarmi di 70 minuti che ha fatto bene, perché quando Massimo, e ci arriverà sicuramente, farà i 90 minuti come ha fatto i primi 70, staremo qua tutti a parlare e stappare champagne, certo, che è tutto quello che ci auguriamo. Però nel momento in cui tu mi chiami una trasmissione e mi dici di, certo, parlare, io ti parlo degli ultimi 20 minuti, perché i 70 minuti ero entusiasta, però non stai rispondendo, esatto, perché secondo me la coppia Zuparic-Fornasier è una coppia che deve... No, no, al tifoso che chiede dov'è il bel gioco. No, il bel gioco c'è stato. Il bel gioco c'è stato. Il bel gioco nel primo tempo... Il tifoso ha detto dov'è il bel gioco, il Pescara ha subito 11 gol. Per il tifoso, una squadra che subisce 11 gol, guarda, automaticamente non gioca bene. Non è vero, quindi, perché, non è vero, lo so, perché però, tu puoi fare 15 gol e subiamo 11. Non è assolutamente vero. Dipende che tattica usi. Non... Ancora Andrea? Sì. A Livorno e ieri Fornasier un disastro sul rigore, calci a profusione. L'abbiamo avanti. Visto, sì. Buonasera a tutti, un saluto al mister Iervese, sono d'accordo in pieno col mister, mi dispiace molto sentire molte critiche verso questa squadra e allenatore, ma dico solo che dopo 3 anni da Zeman, noia totale, finalmente torno allo stadio e mi diverto, ma sono sicuro che a giugno si gioirà, sempre Forza Pescara, Max da Cerratina. Non poteva non essere un ammiratore di Iervese, ovviamente... Il concetto espresso ci trova pienamente d'accordo, perché negli ultimi anni non abbiamo visto un buon calcio, mettiamola così. Finalmente si ritrova il piacere di vedere belle partite, no? No, anche perché se valesse l'equazione gol subiti spettacolo, l'anno di Zeman sarebbe stato un disastro. Credo che ce lo ricorderemo a vita. Io di solito dico, non bisogna scindere, o si gioca bene o si perde, o se gioco male vinco. Il concetto è che se uno pensa che giocando bene si può ottenere una vittoria, allora quella mentalità la devi portare fino in fondo, perché la tua mentalità ci devi credere ed è così. Quindi poi per una piazza come Pescara... Perché si fa fatica ad assorbire questo concetto per molti? Perché conta solo il risultato finale. È normale. Il tifoso va allo stadio per vedere vincere la squadra, non guarda la... Anche se la piazza di Pescara è sempre stata una piazza esigente. Per fortuna è la minoranza che la pensa così. Terzino di un allenatore che non valeva niente, si chiama Mourinho, il quale si è difeso anche il 9. Certo, però vinceva le partite. È così, però Guardiola vince di più, vince meglio. Guarda, chi vinca di più non lo so. Non c'è paragone. Non arriviamo, stai buono Francesco. Non paragoniamo il porco e Sant'Antonio. No, Sant'Antonio e Guardiola. Ma chi è il porco non lo so. Andiamo avanti Andrea, andiamo avanti. Pensaci tu. Però vinceva. Ho capito. Se vinceva. Ok, torniamo questo che non sta vincendo. Che non c'hai tu. Buonasera, per l'amore di Dio. Vabbè, adesso però non facciamo diventare anche Fornasier il capo espiatorio. Critica uguale elaborazione di un pensiero. Cari giornalisti addetti ai lavori, il pur bravissimo Oddo ieri ha sbagliato anche lui. Sull'1-0 eravamo in calo, la difesa soffriva. Se quei calciatori erano stanchi, mette il loro posto Campagnaro e una punta al posto di Cocco che non è pervenuto ieri. Tanto per cambiare. Rompe tanto perdere così. Vabbè, c'è chi la vede, no? In questa maniera. Cocco... Campagnaro, si può dire tutto, no? Quando si perde Gianluca, ma d'altronde il calcio che conosciamo da anni ci insegna che anche i grandi allenatori sono stati criticati in questa piazza. E nelle sconfitte il mio ringhiamo è quello che non gioca. Certo. Vorrei capire solo come si fa a sostituire Cocco se Caprari c'è i crampi. Cioè lasciamo in campo Caprari con i crampi e togliamo Cocco per mettere... È evidente che quella è una sostituzione obbligata. L'ultima e poi pubblicità, Andrea. Ok. Questo è un messaggio per Francesco. Da buon terramano torna a dare giudizi sul Pescara. Pensasse ad abbracciare Campitelli in tribuna a Savona gridando Serie B. Per vedere e parlare di B doveva venire a Pescara. Boom. Allora, facciamo una premessa. Non ha bisogno, no. Sono tanti anni che vengo a Pescara a vedere e a parlare di B. Dal 92. Esatto, sì, 92. Festeggeremo le nozze d'argento fra 92-93. La prima trasmissione era nel 90, 89-90. Come ospite fisso con te, gennaio 93. Va bene così. Vabbè, ma va bene lo stesso. Allora, andiamo in pubblicità, poi parleremo di Trapani-Pescara, tra poco.
Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito, sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Le linee e le tendenze mutano con il passare del tempo. Cogliere i cambiamenti, soddisfare le nuove esigenze, sono le qualità che fanno di Di Paolo Arredamenti il riferimento nel mondo dell'interior design. A Montesilvano, Di Paolo Arredamenti è esposizione di elementi d'arredo e punto vendita ufficiale Poltrona Frau. È un mondo dedicato alla comodità e alla qualità che solo un grande marchio può darti. Di Paolo Arredamenti ti aspetta a Bellante, in via Sant'Arcangelo 120, a Teramo, in via De Gasperi 45 e a Montesilvano, in corso Umberto 590. Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia dall'intuizione di mio nonno Emilio e di suo padre Emilio. Da quel momento, da 68 anni la tradizione prosegue e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto una nostra azienda che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Alfredo e Emidio De Florentis, 085 66 021. Villa Fiorita, un ambiente suggestivo adagiato sulle colline giugliesi, a soli 3 km dal mare e immersa in un'oasi di verde di oltre 20.000 metri quadri. Un'antica dimora del Novecento appena ristrutturata, pronta ad accogliervi con il suo grande parco, la sua piscina, le ampie terrazze e i suoi meravigliosi saloni capaci di ospitare da 50 a 300 persone. Esclusiva e magica sia di giorno che di sera, con le sue luci da fiaba per un'atmosfera incantata. Villa Fiorita, telefono 085 80 71 902. La DZ opera nel settore assicurativo, finanziario, immobiliare e ricreativo. La DZ Insurance Sport di Dino Zampacorta, da oltre 20 anni specializzata nell'assumere rischi sportivi per atleti e professionisti, consulenze assicurative e finanziarie, risarcimento danni di qualsiasi genere. DZ Insurance Sport ha sede a Santa Teresa di Spoltore con filiali a Rimini e Brescia. La DZ Immobiliare vende, acquista e costruisce in tutta Italia. A Francavilla al Mare, via Francesco Paolo Tosti, sta nascendo il Residence Magnolia. Di fronte al mare, appartamenti prestigiosi, classe A energetica. E per divertirti, festeggiare o giocare a Santa Teresa di Spoltore troverai l'Isola di Zeta. Feste di compleanno, feste di laurea, per ricordare i tuoi 18 anni, scegli l'Isola di Zeta. Benvenuti a bordo del gruppo Baltour Sena Eurolines, azienda leader in Italia per trasporto passeggeri in autobus a media e lunga percorrenza. Con le nostre linee colleghiamo ogni giorno 17 regioni italiane, 23 nazioni europee, oltre 500 destinazioni, trasportando oltre 4 milioni di passeggeri l'anno. Consulta il sito www.baltour.it e compra i tuoi viaggi low cost a partire da 5 euro. Baltour, Sena ed Eurolines ti augurano un buon viaggio. Allora, abbiamo ancora un quarto d'ora di trasmissione, ci sono tantissime richieste telefoniche, faremo soltanto un paio di telefonate, un po' di messaggi perché dobbiamo sentire anche Serse Cosmi per Trapani Pescara, qualcosa di Irvese, qualcosa sugli allievi perché la squadra sta andando a gonfie vele, mi spiace solo che arriva dopo la prima sconfitta di questa stagione, sì. Però il Palermo era fortissimo. Sentiamo subito chi c'è in linea, pronto TV6? Pronto? Sì, buonasera, con chi parliamo? Pronto Enrico? Sì, buonasera. Senta, sono Sergio e chiamo da Scafa. Buonasera Sergio, prego. Allora, io sono un tifoso biancazzurro e praticamente sono molto dispiaciuto per la sconfitta di ieri del Pescara. Sì. Però sono molto molto fiducioso per Otto. Lasciamolo lavorare in pace, che è un grandissimo allenatore.
sappiamo tutti che ha giocato in nazionale, lasciamolo lavorare, tranquillo. Poi volevo dire una cosa sulla Padula. La Padula sì. È un giocatore fortissimo, io ho giocato pure a pallone, ho giocato in eccellenza, però c'ha un brutto difetto, io l'ho visto per la prima volta, non passa la palla, non passando la palla non fa il gioco del Pescara. E a me ieri sera stavo vedendo la partita e quasi sono rimasto proprio sull'1-0, ho detto al mio amico questo la partita la vinciamo, invece poi sono rimasto veramente molto d'accordo. Molto dispiaciuto. D'accordo. Questo volevo dire. Sì. E poi un'altra cosa, sul calcio di rigore, io sono d'accordo con quel signore con gli occhiali, non so come si chiama. Gianluca Fusilli, sì, gli fallo Fusilli, sulla Padula. Fusilli. No, no, il calcio di rigore che hanno su dato Petagna. All'Ascoli. Sì. Su Petagna, praticamente io a mia mo l'ho rivisto proprio quando l'hai fatto rivedere. Il fallo comincia fuori area, poi termina sulla linea. Il calciatore Petagna cade in area, però non è fallo da rigore secondo me. Io no, da prima acchito avevo capito che era rigore, invece rivedendo secondo me non è rigore. Se lo facciamo rivedere, Enrico. Sì, lo stiamo facendo rivedere. C'è il primo fallo su Petagna fuori dall'area. Poi fuori c'è un secondo intervento. Esatto, il secondo intervento è sulla linea. Guarda un po', guarda. Ma la linea è il rigore, La linea è il rigore. No, guarda il piede. Lo stiamo vedendo sempre di più. Comunque, a parte un episodio che non è determinante per l'esito della partita. Sì, sì, beh, certamente. Anche quel fallo non lo doveva fare Fornaldi, secondo me, perché non si contrasta in quel modo. Si allarga le braccia, però va bene. Grazie, Sergio. Ok, grazie. Arrivederci. Buonasera. Un'altra telefonata, pronto TV6? Pronto? Pronto, Enrico. Sì. Buonasera, sono Nella Grossi. Buonasera, signora Nella, salve. Senti, io volevo andare un po' fuori programma, diciamo, volevo fare un ringraziamento alle forze dell'ordine che sono state eccezionali ieri, sì. Veramente ci hanno preso dal casello autostradale di San Benedetto, sono portato fino ad Ascoli portandoci proprio a ridosso dello stadio e poi facendoci riprendere dai pullman proprio nell'interno dello stadio. Quindi situazione ritorno, di tranquillità. Ogni cavalcavia aveva c'era un posto di polizia, pertanto siamo stati veramente eccezionalmente bene. Però mi devo lamentare del servizio degli steward, che lì ai cancelli hanno creato un caos. Sono d'accordo, Nella, perché è successo roba simile anche in tribuna. Io sono viva per miracolo, perché mi hanno dato una spinta con il cancello, hanno chiuso un cancello, hanno dato una spinta talmente forte che stavamo cascando in 3-4 dietro, per fortuna che dietro a me c'era un signore grande, un ragazzo, sì. Che si è salvato. Praticamente questi qua che cosa pretendevano? Che sulla tessera del tifoso non c'era la data di nascita, cosa che non ci devono andare. Per cortesia l'Ascoli che facessero un po' di formazione a questi steward. Sì. Non è possibile. Anche in tribuna non c'è stata una buona accoglienza, soprattutto a livello organizzativo, anche nella scusa, nella cabina stampa. Guarda che sono corsi anche gli steward nostri, perché si sono preoccupati cosa era successo a me. Proprio io in prima fila ho avuto una spinta talmente grande, da rimanere. Per fortuna questo grande che c'era dietro di me, altrimenti non so cosa succedeva. Va bene, Nella. Comunque alla fine... Sei tornata a casa, dopo volevo salvo, dire, a quindi... livello della partita, io tutto sommato sono rimasta anche soddisfatta perché del risultato no, però la partita... Ecco Nella, colgo l'occasione per rimarcare anche un fatto curioso, non so se qualcuno l'ha notato in tribuna, dobbiamo ringraziare anche quei 100 tifosi che sabato non hanno avuto la possibilità di acquistare il biglietto perché si sono bloccate le linee e si sono collocati in una collina dietro alla curva... sud, dalla curva nord dove c'erano i tifosi pescaresi, hanno acceso fumogeni e hanno sventolato bandiere per tutti i 90 minuti, erano 100 tifosi che hanno visto la partita fuori da una collina dietro la curva, è stata una cosa simpatica che si vedevano questi fumogeni da dietro la curva, erano i tifosi del Pescara che facevano il tifo. Grazie Nella, grazie. Prego, allora, io ringrazio gli ultimi voi, messaggi, sì Andrea, grazie serata. A Nella Grossi, andiamo avanti con gli ultimi messaggi. Ora faccio partire io il primo, eccolo qua.
Nel secondo tempo gli Ascolani erano indiavolati, dopo il nostro vantaggio ancora di più, basta vedere anche l'atteggiamento con l'arbitro, dopo il vantaggio dentro difensore al posto di Cocco e cerchi di portare il risultato. Una domanda di Francesco, per quanto tempo Oddo insisterà ancora con il bomber? Vuoi rispondere Francesco? Il bomber sarebbe Cocco? Sì. Sì. E fino alla fine del campionato. Cocco è una sicurezza, perché adesso non sta facendo gol ma sta giocando, molto bene, non bene, quindi prima o poi farà gol, magari non ne farà 20, ne farà 18. Acceleriamo Andrea. Ed sì, è quello che ci auguriamo ovviamente. Bruno, non avendo 90 minuti non era meglio farlo partire nella ripresa? Questo già l'abbiamo letto prima, già credo. Si era visto prima, avanti. Sì. Ma il signore che viene dalla Padania crede che a Pescara facciamo il gorgonzola? Spiegargli l'ABC del calcio prima di fare il professore. Io credo che il riferimento è per l'amico Riccardo, se vuole rispondere. No, non viene dalla Padania intanto. Viene da Bergamo? No, io sì. No, io pensavo che era rivolto a me perché venivo da Carpi. Invece per... Quindi c'è questo ballottaggio? Non lo so. Guarda, ma cosa devo rispondere? Il gioco del calcio unisce i popoli, figurati cosa che io sia nato al nord o lui al sud. Non è che il tuo allenatore, no, che scrive? Chi? Bombini? Non lo so. No, Bombini sarà tuo ospite. Andiamo avanti. Nessun giornalista obiettivo pescarese ha detto che il gol del Pescara era in fuorigioco, ci vuole più umiltà, non siete il Real, vi farebbe bene qualche fallimento, già l'Ascoli con 16 campionati di A ha più storia di voi. Max da Altino, provincia di Chieti. Salutiamo Max, però se rivede bene l'azione capirà che il gol non c'era il fuorigioco, poi qui nessuno pretende di essere il Real Madrid, vabbè, 16 campionati di A. E poi se ci mettiamo a rispondere all'altro, si ritrova in B. La partita si poteva chiudere il primo tempo, dove il Pescara è stato perfetto per gioco e intensità, sprecate più volte occasioni per il raddoppio, per demeriti della Padula che ha preferito tirare invece di passare la palla ai compagni liberi di fare gol. Andiamo ancora avanti perché sono stati temi già trattati. Allora, le occasioni, la punta se le deve cercare, ricordate Melchiorri o Immobile o lo stesso Sansovini, è statico e adatto solo ad un 4-3. Quando rientra il sindaco? Ecco, su questo fatto lo chiedo nuovamente a Iervese, che Cocco è adatto solo per un 4-3-3, non ti trovi d'accordo perché Cocco ha già dimostrato di saper partecipare anche alla manovra corale, no? Assolutamente no, sta facendo bene, ripeto, fa giocare bene anche la Padula o l'attaccante vicino. Certo, l'anno scorso ho fatto molto bene con Marino, 4-3-3 sicuramente è un attaccante che preferisce venire incontro, quindi con un 4-3 più spazio in aria per cercare di muoversi, però non credo che questo possa essere un problema per Cocco, per il Pescara. Intanto avviso che purtroppo non abbiamo più spazio per le richieste telefoniche, avevamo tanti messaggi. Lunedì prossimo. Sì, dopo Trapani. Ancora tre, Andrea, perché non abbiamo più tempo. Andrea? Ci hai abbandonato anche tu? Andrea? Ecco, chiedo sì. Lumi in regia. Andrea Costantini. Sì, sì, questo è l'ultimo. Cocco per segnare ha bisogno di cross nel Pescara. Chi rifà? Un saluto al mister firmato la Befana. Aia. Mister qui è Iervese. Conosci la Befana? Allora, siamo proprio nelle battute finali. Intanto vorrei ripartire proprio con Iervese perché... ha iniziato un ennesimo campionato con gli allievi nazionali, ottimo rendimento, prima sconfitta a Palermo, però credo che sia ampiamente soddisfatto perché sono 11 punti conquistati, quinto in classifica, la prima sconfitta dietro a Napoli, Crotone, Palermo e Roma, una squadra che ha amalgamato in brevissimo tempo, no? Siamo partiti bene quest'anno, però ecco, la cosa che mi interessa di più a prescindere dal risultato è soprattutto il gioco, e devo dire che abbiamo iniziato bene, stiamo giochicchiando abbastanza bene, quindi a parte la sconfitta di ieri che ne abbiamo incontrato una grandissima squadra, sono contento per i ragazzi, per il lavoro che stanno facendo e soprattutto perché mi stanno seguendo, quindi sono convinto che cresceremo ancora di più e soprattutto loro crescere. Ecco, ogni anno come si fanno a trovare forti motivazioni con squadre nuove, con ragazzi nuovi? C'è sempre la curiosità di scovare talenti. Sono queste le motivazioni principali? Sì, sicuramente. Poi la passione ti porta a dare tutto, a cercare di tirar fuori da ogni ragazzo il massimo, che l'obiettivo nostro è quello di farli crescere.
la dimostrazione. Ieri è stato convocato anche un 98 in prima squadra. Maloku. Che ha avuto alle... Ma ce ne sono tanti, ce ne sono tanti in primavera, ragazzi validi, che secondo me prima o poi ne sentiremo parlare. Quindi Oddo sarà il tecnico adatto anche per questi ragazzi? Ma io penso proprio di sì, soprattutto lui che viene dal settore giovanile sicuramente avrà un occhio di riguardo nei confronti dei giovani. Oh, il Pescara sta monitorando Di Massimo Dell'Avezzano. Oggi Gianni Rosati l'ha visto all'opera proprio nella vittoria dei marsicani. Questo giocatore che è osservato anche da Juve, Roma, Atalanta, c'era anche Massimo Oddo oggi a vedere la partita. Che referenze abbiamo su Di Massimo? Beh, oggi quello che ha mostrato oggi almeno... Era la prima volta che lo vedeva? Sì, sì. Ha dimostrato una forza fisica, una buona velocità. Probabilmente non viene da un settore giovanile professionistico, si vede dai movimenti che faceva in campo, dalle intuizioni, però diciamo che il pezzo c'è, poi bisogna vedere se è un ragazzo che può migliorare, se ha le capacità sue. Ci si può lavorare comunque? Ci si può lavorare, fino a dove può arrivare non lo so. Gianluca Fusilli, che ricordo hai di Serse Cosmi che troveremo... Domenica, sabato prossimo, davanti. Diciamo esattamente in linea con il contrario di Oddo, il risultato, poi sul gioco insomma si poteva, però un ricordo come dire, simpatico. Personaggio simpatico? Personaggio simpatico, che ha riscattato, insomma, quando allenava in altre squadre a Perugia non mi era particolarmente simpatico. Quando è arrivato a Pescara, insomma, ho un po' rivisto il mio giudizio. Io aspetto sempre di rivedere il rigore di La Padula, però. Allora, Maurizio De Qui, che non è prontissimo, certo, dobbiamo togliere questa curiosità. No, vorrei non aver detto una stupidaggine. Che è stato ostacolato dal portiere. Se ci riesce Maurizio De Qui, allora facciamo una cosa, andiamo a sentire Serse Cosme, intanto Maurizio De Qui ci ritrova l'azione di La Padula con il portiere. Quando, Serse Cosme. Quando sei bravo. Noi abbiamo iniziato la partita come meglio non poteva succedere, perché la Salernitana veniva da un 4-0 e ha voglia dire che le sconfitte sono tutte uguali a Salerno come in altre piazze, come a Perugia, come a Pescara, diciamo piazze più ambiziose, più giustamente ambiziose. Un 4-0 viene metabolizzato male e andare subito in vantaggio con un gol molto particolare doveva, nella mia squadra, creare le premesse per giocare un altro tipo di partita. Questo non lo dico per togliere i meriti alla Salernitana, che comunque piano piano ha fatto la partita, ha creato delle opportunità. Primo tempo c'è stato quel gran tiro al volo di Gabbionetta dove Nicolas è stato molto bravo. L'episodio del rigore, del fanta rigore, chiamiamolo così, è stato molto bravo, più che l'errore di Gabbionetta, che sia stato molto bravo Nicolas. Dico questo perché il Trapani che conosco io, e che magari si conosce poco, è un Trapani che oggi doveva giocare sulle qualità che non è riuscito a esprimere completamente, quella del fraseggio, del ripartire. Noi abbiamo giocato tante partite nella metà campo degli avversari trovando molte più soluzioni. E oggi che eravamo in vantaggio con una squadra giustamente delusa, adesso non voglio dire demotivata perché non era quello il caso, però colpita in quella maniera all'inizio da un gol molto particolare, potevamo e dovevamo far più. Questa era la conferenza stampa di Serse Cosmi dopo la vittoria di Salerno. Allora devo fare una precisazione perché c'era un tifoso che si era prenotato un'ora fa e mi hanno detto che tifa Ascoli, quindi in questo studio lo accogliamo. E sentiamo, sei in diretta, pronto TV6? Sì, pronto. Buonasera. Mi sente? Sì, salve. Buonasera, salve. Ecco, noi avevamo chiuso le prenotazioni, però ci avevano detto che lei si era prenotato prima, quindi giustamente deve avere il... Prego, lei si chiama? Mi chiamo Rino. Sì, e tifa Ascoli ci hanno detto, giusto? Esatto. Ci dica, signor Rino. Allora, pronto? Sì, l'ascoltiamo, in diretta. Volevo chiedere questo. Io ho assistito alla partita, ho visto un ottimo Pescara, al di là della sconfitta, però devo riconoscere che ho visto delle difficoltà, nel senso che il Pescara non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Certo.
Un'altra cosa che ho visto è che come risultato chiaramente l'Ascoli non meritava la vittoria, io sono un tifoso dell'Ascoli, risultato più ovvio per me era un pareggio. L'altra cosa che volevo dire è che la difesa del Pescara non mi è sembrato all'altezza, molto meglio manca qualche cosa, io è la prima partita che vedo del Pescara. Guardi, in linea con quello che è stato detto in questo studio nel corso di un'ora e mezza. Un'altra cosa poi, mi perdoni, in attacco ad esempio il Cocco è un ottimo attaccante, per me è di una categoria superiore. La Padula è molto bravo, d'accordo, però io non vorrei sottovalutare l'attaccante Cocco, che secondo me ha una visione di gioco superiore a quello di La Padula. È anche più esperto, ha qualche anno in più, quindi ci può stare. Comunque, signorino, noi la ringraziamo perché è stato molto obiettivo. Pensavamo, dalla regia ci dicevano, c'è questo tifoso dell'Ascoli che vuole intervenire, pensavamo che non era d'accordo, che voleva urlare contro Clinco, contro Francesco, che invece è stato molto gentile. Grazie signorino, okay, grazie. Siamo proprio alle battute finali. Riccardo, il ricordo di Cosmi? No, per me non è un buon ricordo di quell'allenatore, perché lui scaricò la squadra e gli allenatori, quando devono essere i condottieri, sempre, quando vince e quando perdi. Quindi per me sono per Odo tutta la vita. Scusami, scaricò la squadra? Scaricò la squadra, Odo andò dai tifosi e disse... Cosmi o Odo? Cosmi. Cosmi. No, hai detto Odo. Quindi. Andò dai tifosi dicendo che la squadra non si impegnava e che lui era un buon allenatore, ma la squadra non lo seguiva. E questo atteggiamento, onestamente, da parte mia, chiunque lo fa, non ha la mia stima, perché un allenatore, a parte che lui è il condottiero, è il primo, e si deve sempre mettere davanti in qualsiasi situazione. C'è la rubrica Strisce la notizia, spettaculezze sono spettaculezze, questa è una cosa che si sa, e quindi io ripeto, non io ti è piaciuto il poi volevo piacere. Salutare il mio amico che mi chiama Padano, volevo dirgli che io sempre considerato, stai tornando al pensiero di prima. No, perché io ho sempre detto che Pescara è Los Angeles d'Italia, e quindi io sono onorato di fare parte di questa comunità e lo saluto caldamente. Gianluca spero Fuselli, di vedere lo stadio, allora, che almeno venga di fronte, mi si presenti. Siccome hai tantissimi impegni e quindi forse ti rivedremo fra un paio di anni, anzi non torniamo in TV dall'anno di Zeman, che campionato, ti chiedo una previsione, ti aspetti da questa squadra? Da quello che ho visto in queste prime partite, credo che il Pescara farà un campionato da protagonista. Adesso se arriverà al risultato finale non lo so, ma io lo spero fortemente, ma credo che sarà un campionato nel quale sarà divertente andare allo stadio e faccio il migliore in bocca, non voglio essere anche scaramantico, insomma, innanzitutto prima salvarsi e poi vedere il resto. Diciamo. Però trova il tuo tempo sempre per seguire il Pescara. Sempre, eh? È un appuntamento. Adesso, come dire, con grande soddisfazione, guardi, ieri portando mio figlio, già era venuto in trasferta a Lanciano, ma era la prima trasferta, diciamo, fuori dall'Abruzzo, mi sono quasi commosso. E siccome lui è appassionato come me di calcio, stiamo già organizzando le prossime trasferte anche con qualche appuntamento culinario di qualità. Ieri siamo stati a mangiare a San Benedetto del Tronto molto bene, la prossima volta ci ricreeremo. E dopo Trapani c'è Novara, quindi troveremo Baroni, aspettiamo amico Modena, di Gianni Rosati. No? Viola, giusto. Viola è un mio. Gianni, stessa domanda, un campionato aperto importante, si può aspettare. L'importante è che la filosofia rimanga questa del gioco. Secondo me il Pescara è nei playoff. È già nei playoff. Vabbè, Iervese è ottimista come sempre. Sicuramente, io penso che sicuramente disputerà un grandissimo campionato, perché la mentalità c'è, la squadra c'è, i tifosi, la piazza sicuramente sarà presente, quindi il risultato non può che essere positivo. Iervese, in bocca al lupo ovviamente anche al vostro campionato degli allievi nazionali. Saluto Riccardo Clinco, grazie Riccardo. Grazie. Francesco Di Francesco non ti ho fatto salutare, ma ci ritroveremo dopo Trapani. Grazie a Gianluca Fusilli, a Gianni Rosati, a Luigi Iervese, ovviamente a Riccardo, Francesco, ad Andrea Costantini. Ciao Andrea, salutami Maurizio Daguì, ovviamente Gaetano e Silvio qui in studio. L'appuntamento è per lunedì prossimo. Grazie per averci scelto. We'll be right back.
Serie B con te.it, il campionato degli italiani.